realtà il problema che per voi è di maggiore interesse, per voi uomini, è proprio quello della vita dopo la morte. D'altra parte, molti coltivano l'illusione di una continuità dopo la morte intesa come una estensione della vita umana. La coltivano perché, un po' mossi dalla suggestione di questo fascino di una vita che dovrebbe conservare, apparir loro, molti dei caratteri umani, e un po' perché le varie religioni non si sono allontanate molto dalla descrizione di un tipo di vita quasi umano, sia pure sublimato. Tutto questo è molto deludente dal punto di vista proprio strettamente dialettico, filosofico, perché un cambiamento di vita, un mutamento di stato, comporta necessariamente una serie di varianti. Bisogna dedurre che l'uomo ha cercato di rendere questo al di là a sua immagine e somiglianza, così come è accaduto nel Vecchio Testamento, soltanto che lì sarebbe stato Dio a fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, e per un processo inverso l'uomo si è creato poi questo Dio ovviamente a sua immagine e somiglianza, e con Dio tutto quanto è nell'altra vita. Molti spiriti, lasciando il corpo, sono rimasti delusi da tutto questo. Perché? Perché hanno notato che veramente tra la vita e la morte, dal punto di vista esteriore, le differenze ci sono. Ma questi spiriti non hanno riflettuto abbastanza sulle differenze. In realtà, costoro non si sono subito resi consapevoli che è nella sostanza che non muta niente, e il mutamento è soltanto nella forma. La forma è anche mentale, si capisce, perché la maniera in cui voi ragionate è una maniera dialettica, appunto, come dicevo, imposta da un certo linguaggio, da uno schema mentale del vostro cervello. È chiaro che venendo a mancare il cervello, manca, crolla lo schema mentale, ma nella realtà lo schema mentale del cervello serviva, era un organo di trasmissione di un qualcos'altro più interno all'uomo, ed è questo qualcos'altro che in sostanza non muta, però ha tutte le apparenze della mutazione, perché è proprio l'abito, questa scorza umana, che venendo ad essere eliminate, libera l'ovulo fondamentale, cioè a dire lo spirito, il quale apparentemente non si riconosce più. E non si riconosce perché la sua abitudine a mostrarsi all'esterno procedeva attraverso lo schema mentale. Ecco che voi trovate in molte sedute spirituali